caso! Ma è la macchina! È la macchina, fuori mi hanno fatto parcheggiare, cioè voglio questa gente, non ho capito, poi mi andare a prendere l'avvocato, no? La macchina fuori, la legge vuole per tutto. Facciamo la macchina, la passeggiata a Pirti nella macchina, dai, fa niente. Però di qui, Camillo, sono stato una settimana fuori. Almeno ogni tanto fammi un colpo di telefono, fammi sapere che cosa succede. No, no, perché no. Devo disturbare lei che sta in vacanza, cioè non è che c'è niente di particolare. Forse è successo qualche cosa di strano, voglio dire, allora uno chiama, altrimenti non vale la pena. Vabbè. È giusto, l'unica cosa, c'è una cosa che volevo chiamare, però ho detto mo che torna, glielo dico. E non so neanche come glielo devo dire, perché lei ci teneva. Quella, diciamo, la pala, quella che sta nel garage a destra, che tu mi dici, mi raccomando, pulisci quando la usi. Proprio quel si è rotta. Sarì, perché non mi hai fatto credere, chissà che capro era successo. Si è rotta. Vabbè, dai, ma come si è rotta la pala che sta in giardino? Scavando, va? Che stavo facendo la buca, no? E là l'errore, io avrei usato la zappetta, diciamo, non si rompeva la mazza. Invece con la pala, buca a buca, ecco, si è spaccata. Perché per mettere il cane suo che era morto, allora ho usato l'errore. Il cane mio è morto? Sì. Manco 3 anni, come un figlio, come è morto? È morto perché, diciamo, il problema è stato che è caduto in piscina e si è affrontato. No, aspetta, Camillo, il cane mio è un Terranova, un cane nuotatore. Come ha fatto ad affogare in piscina? Non è che ha affogato, è caduto, è morto, perché l'acqua non c'era. Ma che stava l'acqua? Ma l'acqua non ci stava. Come l'acqua non c'era? Oh, la scorsa settimana, prima di partire, ho coperto la piscina piena di acqua. E quindi i pompieri hanno utilizzato anche quella per spegnere l'incendio della fattoria. Sì, guarda l'incendio, le fiamme, non si capisce dove arrivava. La mia fattoria si è incendiata. Sì, non. Però... Come ha fatto a incendiare questa fattoria? Oh! La candela, com'è caduta? Ha picchiato a petto. E si è bruciata. Che ci fa una candela a casa mia? No, una stava assieme ad altre 3 candele. 4 candele? Ma che ci fanno 4 candele a casa mia? Ma si mettono sempre 4 candele intorno a una bara o no? Scusa. Come una bara? La bara a casa mia? La bara? Che ci fa la bara a casa mia? Oh, tua madre a terra la mettevo, non ho capito. Mia madre? Mi dire grazie. Mia madre è una bara. È morta! Ma guarda te, capisci? Poi dici le tragedie, anche qua succedono le tragedie. Fammi capire come che ha fatto mia madre a morire! Ma 70 anni non c'aveva manco un raffreddore! Che significa raffreddore? Come è entrata nella stanza dove dormiva tua moglie? Me? Ha visto che stava con l'amante! Allora pensando a te è morto stecchito, l'infarto già venuto! Mia moglie con l'amante! Mia moglie con l'amante! Mia madre è morta, il cane! Avvocato! In una settimana! Tutto distrutto! Allora perché non la vita mia è distrutta! Avvocato, non volevo dire queste cose, proprio per... Avvocato, ascolta, hai fiducia? Hai fiducia? C'è anche qualcosa di positivo! Qualcosa di positivo sta! La gente ti vede, ti conosce! Sentiamo una cosa positiva! C'è una cosa positiva! Ti ricordi il test che hai fatto per la DS? Quello è positivo! Il dottor me l'ha detto! Diglielo! Avvocato!